Attraverso questo progetto i giardini letterari che coinvolge varie discipline, per esempio scienze, italiano e tecnologia. Affrontiamo la lettura di testi che parlano di piante o fiori oppure anche miti antichi e in cui si citano le trasformazioni dei personaggi in elementi naturali. Per esempio Narciso si trasforma in un alloro, Dafne in un alloro, Narciso in un fiore e Eclizia in un girasole. E infatti l'anno scorso con l'insegnante di scienze abbiamo anche studiato come sono fatte le piante e in questo modo questo diventa anche un'occasione per riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente e diventa anche un'opportunità per interagire meglio con la natura. E così ci rendiamo conto che la natura è un unico sistema fatto di infinite e meticolose connessioni e il mondo è un'unica grande anima fatta di tutto ciò di cui noi siamo specchio. Nei primi mesi dello scorso anno, insieme ai nostri prof e a dei collaboratori, abbiamo seminato diversi tipi di fiori sui quali abbiamo letto vari miti e testi. Abbiamo piantato il giglio, il narciso, il tulipano, i ranuncoli e i girasoli. Quest'anno abbiamo visto la loro splendida crescita che abbellisce la nostra scuola. E in seguito, insieme a comunque dei nostri prof di tecnologia, abbiamo piantato questo albero che è un ginkgo. È un ginkgo e è molto antico e risale a 250 milioni di anni fa, nel periodo Permiano. È diventato un simbolo per il Giappone, dato che è rimasto illeso dopo l'esplosione della bomba atomica a Hiroshima. Le sue foglie sembrano delle mezzalune gialle arancioni che purtroppo sono cadute, ma in altre stagioni sono come il fuoco. Abbiamo anche letto dei testi che ci hanno fatto capire l'importanza delle piante per la vita dell'uomo. Abbiamo letto l'uomo che piantava le piante e ci abbiamo fatto una lettura scenica. Questo testo parla di un uomo che metteva da parte delle ghiande e che poi piantava in un luogo deserto, senza secco, senza colore. E fin qui queste ghiande iniziano a germogliare, a crescere, diventando delle querce che abbellivano questo paesaggio, luogo. Animali e persone, proprio come la nostra scuola.